Benissimo, amico mio, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Avevamo parlato di improvvisazione e della tecnica principale per improvvisare, ovvero quello di prendere una certa tonalità. Avevamo preso in esame Fa maggiore, quindi la scala di Fa maggiore e tutti gli accordi che si possono costruire su ogni grado di questa scala. Abbiamo preso il giro principale, primo, quarto, quinto, primo, quarto, quinto, primo, quarto, quinto, abbiamo provato ad improvvisare. Quindi in Fa maggiore abbiamo detto che la tonica, ovvero l'accordo di Fa maggiore, ha una sensazione di riposo. In realtà, se ora io così ti suono decontestualizzato questo accordo di Fa maggiore, sì, può avere una sensazione di riposo, come può avere una sensazione di tensione. Per esempio, questo Fa maggiore, io ora ti dico che è riposo, tu però puoi sentire tensione, perché se prima ti metto una serie di accordi di questo tipo, vediamo un attimino. Puoi trovarlo come se fosse tensione. Questo Fa non risulta più come. Ma in questo caso, sì, Fa maggiore, tensione, riposo. Però se io ti faccio una serie di accordi che ti permettono di far capire questo Fa in modo di riposo, per esempio, ora il Fa ha sensazione di riposo, quindi è un po', diciamo, superficiale dire che il Fa ha sensazione di riposo, ma dipende tutto da tutto ciò che ci sta intorno. È un esempio molto semplice, come dire: il direttore di un conservatorio è a capo di una serie di dipendenti, se così vogliamo dire, e lui all'interno del conservatorio ha la funzione principale. Però se esce dal conservatorio, certo, qualcuno lo riconoscerà sempre come direttore, ma in realtà è una persona comune che non vige più di tutti quei poteri che ha nel conservatorio. Quindi ogni cosa, ogni persona, ogni singola armonia cambia a seconda del contesto, a seconda di ciò in cui si trova, quindi un Fa maggiore può essere sia di riposo che, come abbiamo visto, anche di tensione. Ok, detto questo, oggi impariamo a creare un accompagnamento un po' più ricco. Quindi con la mano destra non faremo grossissimi progressi, ma inizieremo a rendere la sinistra più interessante. Come? Prendiamo sempre il giro Fa maggiore, Fa la Do, Si maggiore, Si bemolle, Re, Fa e Do maggiore, Do mi sol. Ora su questo giro noi facciamo qualcosa di carino. Che cosa possiamo fare? Possiamo partire col basso Albertino. Il basso Albertino è questo tipo di accompagnamento. Un accompagnamento molto utilizzato da Mozart, per esempio nella sua sinfonia 5, sonata 545, al primo movimento. Ok, questo pa 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 pa. Cosa succede? Che su una nota, che è la nota che genera l'accordo, la nota Fa, io prendo la prima nota, la quinta nota, la terza e la quinta. Pom pom pom, e ottengo questo accompagnamento riempitivo. Quindi io posso improvvisare con questo tipo di accompagnamento. Primo, e con la mano destra posso fare quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ed è già uscito qualcosa di carino. Ovviamente questo è il tipo di accompagnamento più semplice. In realtà le cose iniziano a cambiare e diventare più interessanti nel momento in cui nella mano sinistra si fa un altro tipo di accompagnamento e ci si mette il pedale. Questo è un suono senza pedale. Questo è lo stesso passaggio col pedale di risonanza. È tutta un'altra cosa. Quindi solo mettendo il pedale di risonanza, che è il pedale di destra, le cose cambiano, però dobbiamo cercare di rendere l'accompagnamento più interessante. In che modo possiamo renderlo più interessante?
C'è un tipo di accompagnamento, anche questo basilare, che consente di arpeggiare l'accordo cosa significa? Anziché fare le note simultaneamente, ne faccio una dopo l'altra. Ok, questo significa arpeggiare. Arpeggiando l'accordo omettendo la terza. Facciamo un piccolo riassunto in teoria. Che cos'è la terza di una nota? In un accordo abbiamo la fondamentale prima, nota di mezzo che è la terza e la nota superiore che è la quinta. Se io ad un accordo, come può essere Fa maggiore, ometto la terza, l'accordo non si sa se è più maggiore o minore. Può essere minore con la bemolle, o può essere maggiore con la maggiore, con la naturale. Quindi l'accordo senza terza è un accordo un po' asessuato, se così vogliamo dire. Però esiste questo tipo di accompagnamento molto semplice che ti permette di fare la prima nota, la quinta e la prima a distanza di un'ottava. Quindi la prima, la quinta e l'ottava. In questo modo. Questo è un accompagnamento semplice quanto efficace, non si tratta di grandi cose, quindi puoi provare anche tu a iniziare a sbizzarrirti con questo tipo di accompagnamento. Ora ne vediamo un altro, tenendo sempre conto a una cosa. Ora io ti sto facendo vedere questi tipi di accompagnamento, però questo accompagnamento sta bene solo in alcune parti della tastiera. Per esempio, prendiamo il basso Albertino di cui ti ho parlato prima. Se io questo basso Albertino lo faccio troppo a sinistra giù nella tastiera, ottengo. Ci può ancora stare. Così già non ci sta più bene. Così come un accordo ci sta bene nel centro tastiera e già non ci sta più bene qui. Qui il suono inizia a darmi fastidio, come forse abbiamo già detto anche l'altra volta, però è meglio ribadirlo. C'è questa regola che ci impone che man mano che andiamo nel registro dei gravi, quindi verso la sinistra del pianoforte, gli intervalli vanno resi più ampi. Che cos'è un intervallo? Un intervallo è una distanza fra due note. Questo è un intervallo, questo è un intervallo, questo è un intervallo. Più l'intervallo è piccolo, e più mentre vado a sinistra, questo insieme di note sarà stridente. Cioè, io questo intervallo do mi non riesco a distinguere bene tutte e due le note, perché il timbro del pianoforte, il registro dei gravi, non mi fa capire, non mi fa distinguere bene le note. Mentre do mi fatto qui, io lo sento pulito, riesco a capire tutto, mentre qui. Quindi ricordiamoci che man mano che andiamo giù, un accordo non lo posso fare, perché non capisco nulla. Mentre già che sono qui, qui lo sento bello pulito. Ok, quindi tu dirai, vabbè, quindi gli accordi giù non li posso fare, com'è che accompagno? Quello poi lo vediamo in seguito. Ora ti consiglio appunto di sbizzarrirti con basso Albertino, questo tipo di accompagnamento. Puoi farlo in questo modo: primo, quinto, ottavo, quinto, primo. Oppure primo, quinto, ottavo, quinto, ottavo, quinto, ottavo, quinto, ottavo. Ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo articolo. Se vuoi rimanere aggiornato a questi articoli sul mio blog e questo video, ti consiglio di iscriverti alla newsletter e puoi farlo lasciando la tua email qui sotto. Grazie di tutto e alla prossima da Cristian.